Ehi hey boys, siamo davvero su Minecraft. L'avete insomma visto dall'intro, ho creato il mio primo mondo. L'ho voluto chiamare la mia prima volta su Minecraft, come farò anche con i prossimi mondi. Ovvero ogni mondo avrà il titolo del video che stiamo facendo. Oppure potremmo fare una serie su questo mondo e continuare a vedere fin dove riesco ad arrivare. Mi raccomando ragazzi, dato che questa è una nuova serie, voglio tutto il supporto possibile. Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti e soprattutto attivate la campanellina. Lasciate un like e fatemi sapere nei commenti come me la caverò, perché ragazzi io veramente di Minecraft non mi ricordo nulla. L'ultima volta che ci ho giocato era tipo il 2014 ed era su Xbox 360. Quindi guardatemi in faccia, soprattutto voi bravi a Minecraft, io non so neanche i nomi dei mob che ci stanno, ok? Quindi detto questo, andiamo a vedere quante ne prendo. Ok, quindi ci siamo. Tra l'altro, a mio dispiacere vi voglio dire ragazzi che io non ho mai giocato seriamente da mouse e keyboard. Ho un minimo, ma proprio un minimo di capacità, ma non è ottima e assolutamente me la caverò malissimo, specialmente nei momenti più concitati. Allora, siamo spawnati in una zona un po' del cavolo, immagino, perché ho pochi alberi. Però iniziamo a zappare con i... vabbè, immaginavo che ovviamente lui picchiasse gli alberi, questa cosa la sapevo bene. Tra l'altro mi hanno dato il ricettario, ok, perché io ragazzi non so neanche come si crea una spada di legno. Se non me lo dice il gioco, credo che effettivamente non arriveremo a creare una spada di legno. Devo anche capire un po' come funziona la gravità su questo gioco, cioè se io ora rompo tipo quest'albero, cade, cioè cosa fa? Spiegate come fa con la mano ad arrivare così lontano, ma che c'ha? Ok, bella la gravità su Minecraft. Non ci credo. Come fai ad arrivare così lontano col braccio? Ok, allora ragazzi, in basso a sinistra ci sta la vita, in basso a destra ci sta la fame, perché so che bisogna mangiare. Ok, questo è il ricettario. Ok, posso fare degli assi di quercia, credo che li farò. Ok, posso già fare delle cose, va benissimo. Vorrei fare la workbench, questi termini li so ragazzi. In questo episodio ragazzi non so cosa arriveremo a fare, però proviamoci. Ok, già mi ha dato cose. Allora, armi, nulla. Così io so che posso fare qualcosa, tipo dovrebbe uscirmi qualcosa ragazzi. Infatti ascia viene dato così per scontato io che questa roba la debba sapere. La userò la zappa ragazzi. Vabbè, io la faccio, tanto ce l'ho nel ricettario. Per esempio poi lo scudo come si fa? Ma neanche così per caso. E ragazzi, sono il player di Minecraft più forte al mondo. Oh, mi stai brutti frate, mi stai brutti, mi stai brutti, Oh, c'è qua. E tu pecorella che dici? Volete... ah, secondo me te mi dai roba interessante. Esatto, la lana. Ragazzi, mi sento come Heidi. Come Heidi ai tempi d'oro. Cioè, guardate. Guardate com'è divertente. Oddio, ragazzi, guardate che carino. È carinissimo. Cioè, è un piccolo esemplare di... cioè, dammi la tua carne, grazie. Io mi immagino cosa potrà pensare un esperto di Minecraft a vedermi fare questa roba. Cioè, io credo che qualcuno si starà mettendo le mani nei capelli. Cioè, io credo che stiamo rendendo un creeper per ogni mia cazzata, probabilmente. Peppa Pig, sei Peppa Pig, chiama beh. Ah, tra l'altro mi sta anche venendo fame, vagamente. Ma proprio vagamente. Credo che dopo questa Peppa Pig ci abbia i traumi fino alla fine dei suoi giorni. Ci ho sterminato la famiglia, torna a casa, si trova, non lo so, l'arrosto. Perché sto spaccando con il cuoio? Oh raga, c'è il tramonto, che figata. Ok, va bene. Molto carino, secondo me qua con qualche mod diventa veramente, veramente figo. Ok ragazzi, si sta facendo notte. Cavolo, non è una buona cosa, non è una buona cosa. Aspettate, aspettate, io ricordo che di notte io non me la so cavare benissimo. Grazie, spada, pia sta spada, ok, perfetto. Oh, Daffy Duck, state fermi, Daffy Duck. Ok, forse sono io che sono incapace. Ah, ok, pull, ah, boom. Oh, ok, ok, sono spawnati gli zombie. Possiamo parlarne? Non possiamo parlare. Che brutti suoni che fanno sti zombie, madonna. Fra, parliamone, parliamo. Cioè, ok, ok, forse il ragazzo non vuole parlarne. 4 colpi, 5 colpi, 6 colpi. La faccia, Ci sono i creep. Cos'è? Cos'è stato? Signori, i limoni, signori. Allora, calmi tutti. Ragazzi, mega fight, mega fight, c'è qua. No, no, ho sbagliato, lo stavo asciando, io lo devo spadare. Headshot, mamma mia ragazzi, con l'headshot si fa più danni, dite la verità, sicuro. Che sono creeper grigi, che fanno? Ragioniamo, la cosa più intelligente da fare è piazzare un letto, no? Ok, quindi creiamo un letto, buttiamo la workbench a terra, bella, lo piazzo e dormo. Ok, passata la prima notte su Minecraft, non vorrei dire. Ricordate, in questa serie non siamo ambiziosi, siamo molto umili. Nonostante il successo che non abbiamo, restiamo umili. Allora, io vorrei farmi una casa. Ok,
Ok, e quella mi sembra un'ottima zona, perché questa è un po' sul dislivello, non lo so, non mi convince troppo. Cosa? Perché quel tizio è ancora in vita? Perché quel creeper grigio è ancora in vita? Scusatemi. Allora, io direi di scegliere un attimo la zona migliore. E per esempio qua, ragazzi, potremmo costruire una bella torre per avvistare eventuali nemici. Siamo su un'altura. E poi qua vicino magari mi farò poi in un secondo momento una vera e propria casa, così è anche più visibile dall'esterno. Ora appiattisco un po' la zona. Ok, ok, ci siamo ragazzi. Allora, calmi, ho preso un botto di terra. Esatto, ci ho fatto pure delle pseudo scale che poi riempiremo con delle scale vere e proprie. Ok, però... Oh, carbone! Fra! Ma com'è possibile che non... Mi spiegate perché c'è un tizio? C'è un tizio qua sotto! Fra, stai andando a fuoco! Se ne accorgo... Aia! Ok, ok. No, ragazzi, sto a morì. Come si fa? Come si piazza la roba? Ciao, ciao, ciao. E ora con cosa dovrei spaccare? Ciao! No! Ok, 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 ok. Shh, tutti zitti. Porca miseria! No, ma come? Sono già morto. Dobbiamo recuperare tutti i miei oggetti. Ci sono i miei alberi senza gravità. Ok, ci sono delle alture. Ottimo segno, ottimo segno. Il corso d'acqua, esatto. Siamo vicini, eccoci. Eccoci, signori, siamo già qui. Ok, io ho tutto l'inventario sbagato, però... So dove sono. Dovrei farmi un piccone però. Un piccone secondo me serve. Perfetto. Stonks. Ah giusto, ma ci sta anche la roba di pietrisco. Vero? Me lo stavo completamente dimenticando. Ok, facciamo così. Io piazzo un letto. Credo di poter dormire perché non ci sono nemici in zona. E stonks. Qui c'è del carbone invece. Qua devo stare attento perché prima ci è spawnato quel mob di fianco. Piamo la nostra workbench e cominciamo un po' a craftare. Calmi, non sprechiamo la roba che abbiamo perché non è tanta. Direi col pietrisco di farci la fornace come prima cosa. No, credo sia così. E sto. Ok, ok, e ce la piazziamo qua. Affumicatore. E che serve l'affumicatore, raga? Vabbè, direi di iniziare in realtà a costruire il nostro faro, diciamo. Ok, ok, queste sono le fondamenta. Ok, qui metto i miei famosi scalini in pietrisco che volevo mettere. Ok, dovrei iniziare in realtà già a chiudere perché si sta facendo notte. E le scale che ci sono avanzate le mettiamo in casa. No. Creeper, calmi. Cioè i creeper ti possono volendo far saltare sempre in aria la casa. Come funziona? No, fra, no. Io mi faccio saltare in aria, lo so benissimo. Stammi lontano. Dio santo, lo sapevo. Carino, mi piace ragazzi, sta venendo bene. No, mi devo fare, devo cominciare a farmi qualche torcia. Esatto, ne metto un'altra anche qui e qui. Così si vede anche da lontano durante la notte volendo. Voglio prendere un po' di sabbia ragazzi, come avevo detto prima, per fare un po' di... No. Ciao. Stammi lontano. Via. Ho un'idea. Così. Esatto. Carino. Mi piace. Ok, ora mi serve la fornace. Beh, la fornace è... Dovrei fare tipo il vetro. Anche se sono indeciso se fare delle lastre oppure no. Ma poi le porte... Cioè, bloccano i mob? Io sinceramente non credo, ragazzi. Cioè, sono delle semplici porte. Come potrebbero mai bloccare dei mob, giusto? Giusto? La mia unica paura è... Un creeper non può venire all'improvviso e farmi saltare in aria. Cioè, volendo potrebbe, no? Ci troviamo. Oppure se stanno le torce non si avvicina. Cioè, come funziona? Ah, tra l'altro mi faccio una chest. Qui dentro ci voglio mettere un po' di roba avanzata. No, sta il creeper. Creeper, vieni qua. No, io lo devo far saltare in aria. Preferisco farlo saltare in aria, mi levo il pensiero. Dai, salta. Ok, mi ha colpito, però va bene. Non va bene. No. Sta di nuovo quel tizio in giro, io lo sapevo, quel coso incredibile. Il creeper grigio! Quanta vita hai? Ma sei un toro! Mamma mia, mi stava eliminando di nuovo. Pochissima vita. Ragazzi, non so cosa sto facendo, ma sto ottenendo cose ed è divertentissimo farlo. Qua volendo ci potrei mettere dell'acqua e zappare un po'. Guardate, stonks. So che ci vorrebbe, ragazzi, anche dell'acqua, me ne rendo conto. Perché questi tizi possono raggiungermi se ci sono le torce? Io sta cosa ancora non l'ho capita. Esatto, mettere dei semi di grano, quella roba che ho chiappato prima. E stocks. Ecco qua. Bellino. Qua ci vorrebbe dell'acqua, sì, però mi serve il secchio, lo so. Ed è abbastanza complicato. Nemici, ciao. Ok, ragazzi. Ed effettivamente completare la nostra prima casa su Minecraft. Qua ci mettiamo pure un bel cancellino, anche se credo che non serva fondamentalmente a nulla. Ed eccoci qui. Ok, i mostri stanno andando a fuoco. Abbiamo capito come funziona ormai. Ragno, ragazzi, sopravvive? Sì. Il ragno, sì. Ciao. Ah, ma il ragno, se lo ignori, non ti fa nulla? Questa, ragazzi, è come si presenta la nostra casetta. Mi sembra davvero molto carina. E questo è quanto, ragazzi. Quindi, questo è quello che siamo riusciti a fare del nostro primo video.
Io spero, ragazzi, che vi sia piaciuto. E mi raccomando, ragazzi, se è così, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se volete altri video su Minecraft. Vi ricordo solo di iscrivervi se non siete ancora iscritti e attivare la campanellina, lo potete fare ovviamente qui in basso. E guys, veramente è stato un piacere. Noi ci becchiamo alla prossima.